Ciao a tutti, siamo qua per una nuova puntata di Item Fit to You. Di cosa parliamo oggi? Oggi vi do qualche informazione su una patologia chiamata vigoressia. Ora, importantissimo, la vigoressia è una patologia di tipo psichiatrico, quindi se sospettate di avere questo tipo di patologia o se sospettate che vostro figlio soffra di questa patologia, contattate il prima possibile uno psicoterapeuta, uno psicanalista, uno psichiatra per poter avere un consulto e avere una diagnosi vera e propria. Io vi spiego cos'è da un punto di vista puramente accademico e quindi sapete probabilmente tutti cos'è l'anoressia. L'anoressia è il l'anoressia nervosa è una patologia che colpisce prevalentemente, ma non esclusivamente, le ragazze, e in una fascia di età che è quella adolescenziale o post-adolescenziale, e anche se ci sono comunque nuove ricerche che comprovano che può iniziare anche prima del menarca, prima del primo ciclo mestruale, può iniziare anche in età molto precoci e può presentarsi anche con forme diverse da quelle che si presenterebbero comunque nella fase post-puberale anche nell'età adulta, 25, 30, 35, 40 anni, con delle modalità diverse. E in realtà di base la persona anoressica tende a ridurre progressivamente il peso corporeo, come sempre in tutte le patologie ossessive sono determinanti e determinate la maniera del controllo, quindi la volontà di controllare fondamentalmente ciò che è controllabile. E l'anoressica non può controllare gli eventi, non può controllare la sofferenza, non può controllare gli abbandoni, non può controllare le pandemie, non può controllare le cose che accadono e inizia a controllare per sentirsi rassicurata ciò che per lei è controllabile, quindi il suo peso e il cibo, ciò che lei introduce dentro di sé o ciò che eventualmente lei spende. Di conseguenza il problema dell'anoressia è un progressivo calo del peso corporeo in cui la ragazza di base non si vede mai sufficientemente magra, quindi non vede mai se stessa sufficientemente ridotta e questo può portare anche al decesso. Premettiamo che in Italia in questo momento abbiamo 8 decessi al giorno di ragazze non maggiorenni per disturbi del comportamento alimentare, quindi ogni giorno muoiono 8 ragazze, che è un numero enorme. La forma maschile è la forma vigoressica. La vigoressia è esattamente l'opposto dell'anoressia, cioè tenete presente che tutto si basa su una problematica prevalentemente legata alle insicurezze adolescenziali in cui la ragazza, qualsiasi probabilmente ragazza dei paesi industrializzati, nella fase adolescenziale si ritiene inadeguata. Quindi l'inadeguatezza è: non sono sufficientemente bella, non sono sufficientemente magra, non sono sufficientemente attinente a quelli che sono i canoni attuali. Per il ragazzo il meccanismo è esattamente l'opposto. Negli ultimi 20 anni però c'è stata una forte modifica, perché quello che per il ragazzo era comunque non sentirsi sufficientemente prestante, se vogliamo, che apparteneva soltanto all'ambito puramente urogenitale. Cioè il ragazzo cresceva spesso con la convinzione di non avere un'attrezzatura riproduttiva in grado di poter essere efficace in un rapporto sessuale. Quindi con tutta una serie di complicanze per il ragazzo che non sono comprensibili alla mente femminile, per la quale la cosa è non di primaria importanza. Quindi con angosce nelle docce del calcio, del tennis, del basket, eccetera, con prese in giro, paragoni, c'è cioè il pisello piccolo, eccetera. Gli ultimi 20 anni, dal 2000 in avanti, noi siamo entrati nella società dell'immagine, nella società dei social, nella società nella quale non è rilevante ciò che non si vede, è rilevante soltanto ciò che si vede e va esibito. Quindi c'è stato un enorme aumento della patologia vigoressica nell'uomo. Che cos'è? È non vedersi mai abbastanza grossi, non vedersi mai abbastanza muscolosi, non vedersi mai abbastanza imponenti, il che comporta
modifiche dell'abbigliamento, del tipo di allenamento, del tipo di alimentazione, e il che comporta molto spesso per alcuni ragazzi l'affaticare inutilmente l'organismo con quantità industriali di calorie, e aumentando soltanto le dimensioni della colicisti, cioè quindi utilizzo di integratori, quantità industriali di proteici, di beveroni, di bevande, di sostanze, di aminoacidi, di creatina, di tutta una serie di integratori che servirebbero per aumentare il peso e il volume corporeo. Ora, tenete presente che lo psicoterapeuta farà poi queste valutazioni sul cliente, sul paziente dello psicoterapeuta stesso, e però di fondo c'è sempre una grande insicurezza. Quindi la convinzione è che io con queste dimensioni, a 60 kg dove vado? A 60 kg, bagnato, dove vado? Io no, devo essere almeno 80 kg, 90 kg. Ora tenete presente che la vigoressia va trattata esattamente per ciò che è. Cioè non è un vezzo, non è un momento di debolezza da parte del ragazzo. Quindi questo lo rivolgo ai genitori. Quando vedete un ragazzo particolarmente inquadrato sul fatto che pesa ogni pietanza, mangia, non tocca più le cose grasse, si allena 12 volte la settimana, arriva a casa e stramazza a scuola, stramazza al suolo, poi si rialza per andare in palestra perché non può perdere nessun allenamento e non è ancora iscritto alle Olimpiadi. Ovviamente dovete tenere presente che è certamente in una condizione di disagio. Vede il suo corpo diversamente da come lo vorrebbe vedere. E ha deciso di cambiarlo, possibilmente entro giovedì. Perché il ragazzino giovane, come la ragazza, che deve essere bella perché venerdì sera usciamo con le amiche, devo essere bella ed è mercoledì, ovviamente pensa che in 48 ore può cambiare il suo corpo. E può cambiare il suo corpo sia in meglio che in peggio. Quindi il timore della ragazza è quello che oggi assaggio una caramella, divento grassa? Oggi mangio bene, divento magra? No. Non è che diventi magra oggi se mangi bene oggi. È un percorso di allenamento, un percorso di alimentazione corretta, è un percorso di equilibrio, di equilibrio omeostatico dell'organismo. Per il ragazzo vale la stessa regola. Cioè, io spesso ho ragazzi che arrivano per farsi fare un programma di allenamento in palestra e dicono: ah, io devo prendere 15 kg, che potrebbe richiedere 10 anni. Un ragazzo giovane in 5-10 anni potrebbe prendere 15 kg di massa muscolare. Ovviamente, quando entrano nella consapevolezza che potrebbero richiedere 5-10 anni, lì si vede entrare in un forte sconforto, perché il concetto è: cioè rimarrò una merda per i prossimi 5 anni? Ma chi mi si tromba? Me messo, cioè, e il problema è proprio un disagio e una forte condizione di disadattamento dalla condizione che in realtà si vorrebbe essere. Ora tenete presente che noi stiamo vivendo veramente una condizione triste, della quale io parlo molto spesso a convegni e seminari, cioè mentre nel passato noi volevamo essere noi stessi meglio pettinati, noi stessi meglio acconciati, noi stessi meglio vestiti, noi stessi meglio agghindati con magari cosa alla moda, come ricordo il tempo dei paninari, dei dandy, perché io sono vecchio, quindi ho 58 anni. Adesso noi non vogliamo più essere noi, vogliamo essere un altro. Cioè, noi non siamo più fieri del nostro essere, del nostro star bene, del fatto che abbiamo le braccia che fanno le braccia, le gambe che fanno le gambe, le orecchie che fanno le orecchie, il naso va in là. No, vogliamo essere proprio un'altra persona. E quindi capite che un viaggio verso la estranizzazione da noi stessi, cioè dobbiamo estraniarci da noi per diventare un'altra entità. È un viaggio molto difficile, che spesso comporta soltanto delusioni. Cioè, io sono uno è nato così, se ne parlo spesso, ne parlo anche in 3 o 4 video fa, in questa considerazione. Noi siamo nati così e dobbiamo creare la versione 2.0 di noi, la versione migliore possibile di noi. Ma non è che possiamo diventare un altro. Cioè, quando io l'altra sera ad un webinar dicevo che sono molto molto meglio di Brad Pitt, ne parlavo per il fatto che io sono oggettivo. Se assumessero Brad Pitt per tracciare la mia biografia e recitarla in un film, che ovviamente faranno dopo la mia morte, e tutti coloro che mi hanno conosciuto hanno detto: beh, Brad Pitt è bravo come attore, però Borghetti, a fare Borghetti, era più bravo.
Cioè, io sono molto più bravo a fare me stesso di quanto possa essere il più bravo attore al mondo. Quindi prendete DiCaprio, prendete Anthony Hopkins, cioè io sono molto meglio a fare me. Nessuno può fare me bene quanto me, perché io sono proprio, cioè, sono proprio così, e quindi, cioè, io non faccio fatica a fare me. Il problema è che in gran parte dei casi in questo momento i ragazzi che sono sotto i 25 anni non vorrebbero essere loro, vorrebbero essere un altro. E ognuno vorrebbe essere un altro, quindi noi non abbiamo più un pubblico giovane, sia come frequentatore di palestre, di centri sportivi, di centri di ritrovo, centri sociali. Non abbiamo più qualcuno che voglia essere se stesso. Abbiamo qualcuno che si sta sui coglioni fin dalla mattina perché è nato messo così e vorrebbe essere un altro. E tutti vorrebbero essere un altro. E gran parte vorrebbero essere lo stesso. Cioè, ci sono 20-30 influencer strafighissimi, cioè fisicatissimi, che sono sul web, e tutti vorrebbero essere loro. Cioè, vorrebbero dare indietro il codice, quanto me lo valuti, come la macchina, no? E io prenderei la versione, vorrei quella versione lì. Posso avere quella versione lì, con gli addominali, con le vene, con la cosa? E ti do indietro il mio corpo che non lo uso, vendo causa in utilizzo. E quindi, cioè, e ci siamo rincoglioniti, quindi. E in questo momento la vigoressia sta prendendo piede moltissimo all'interno delle palestre. Ora, voi pensate a questo. Negli anni 50-60 in palestra ci andavano tre persone in Italia. C'era la spalliera, il quadro svedese, non ce l'aveva neanche in Svezia quel quadro lì, non serviva un cazzo, la fune e la palla medica, che neanche il medico la tirava su, perché il medico gli veniva l'ernia a guardare la palla medica. Pian piano, sono tra gli anni 60 e gli anni 80, sono nate le palestre come luogo in cui si allenavano persone che volevano fare i muscoli. E cominciarono ad esserci nei vari Scorpio, nelle varie riviste del tempo, vi do degli cenni storici, insieme agli occhiali per vedere sotto ai vestiti delle donne, cosa che soltanto un uomo potrebbe acquistare se fosse vero, perché la donna, a meno che non faccia l'urologa, di sapere cosa è sotto, non gliene frega, no, ma meno di zero. Quindi, e di fianco c'erano le pomate per far crescere i muscoli. Ora, noi sono passati 40 anni, ma siamo ancora messi così, perché c'è gente ancora convinta che ci sia la crema per calare la cellulite. Che per calare la cellulite devi togliere i gin tonic, togliere le patatine, togliere gli aperitivi e va via la cellulite. No, bevono che si sfondano, però si dà una cremina per la cellulite, che è un'idiozia di dimensioni bibliche. Però in quel tempo c'erano i primi prodotti, uno dei quali, uno delle pomate, si chiamava Vigor. Vigor era una pomata che ti davi e poi dopo stavi lì a guardare e dicevi di un po' che braccio mi viene, ma che roba, che... e ti arrossavi tutto, perché più delle volte la gente era allergica. E quindi il problema è che questa cosa è rimasta per molto tempo, cioè nel senso che ancora nell'immaginario delle persone c'è la convinzione che la crescita muscolare avvenga per motivazioni esterne. Non è che io devo mangiare correttamente, allenarmi come un matto, ma devo prendere della roba o devo darmi della roba che va lì e mi fa crescere il muscolo. Quindi questo comporta il fatto che ci sono molti ragazzi che si allenano due volte alla settimana, mangiano un po' come capita, ma prendono più volte al giorno dei frullati di whey protein, di proteine a scambio ionico, eccetera, nella convinzione che saranno le proteine a diventare muscolo, così per processi che loro non hanno biologicamente mai studiato. Quindi, cioè, il concetto qual è? È che in questo momento la società sta facendo di tutto per farci sentire inadeguati. Lei non è mai troppo figa, non è mai troppo magra, non ha mai le labbra sufficientemente gonfie, non ha mai il seno sufficientemente grande, non ha mai il culo sufficientemente stretto. Cioè, deve avere dei fianchi così, perché deve passare dentro così di profilo anche al supermercato quando passa tra un carrello e l'altro. Quindi, e i media propongono costantemente modelli che a noi piacciono un casino, perché se ci dessero il modello della donna in sovrappeso di 120 kg, comunque noi avremmo scelto che non vorremmo essere così.
hanno notato già da diverse sperimentazioni recenti che le pubblicità dove noi vediamo le varie grandi ditte cosmetiche che fanno fare le pubblicità anche alle ragazze un po' grassottelle non fanno altro che aumentare il fastidio del fatto che noi non vogliamo vedere quella grassottella, ma non noi uomini, che a noi basta che una celadia può anche avere la cellulite che le esce dai brufoli, non ce ne frega niente, ma sono le donne che non vogliono vedere le ragazze grasse. Sono le donne che sono infastidite dal fatto, ma perché mi fanno vedere quelle grasse che dovrebbero? Perché in realtà noi siamo psicotici e siamo soltanto visione. Questo comporta che i ragazzi, rispetto al passato, nel quale voi ricorderete, forse non lo ricorderete perché siete troppo giovani, ma Arnold Schwarzenegger con Conan il Barbaro, Commando, Rambo, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, credo ne abbia fatti 6 di Rambo, non mi ricordo, e Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, in cui il culto del corpo, dell'allenamento, del sacrificio, del bere le uova la mattina, crude, che se lo faccio io mi vengono delle coliche, scorreggio come un coyote per tutto il giorno, e ha creato una condizione in cui le palestre hanno cominciato dagli States a riempirsi piano piano, piano piano. Ora, noi notiamo in Italia, e sono degli bravissimi statisti che fanno delle statistiche, esperti di statistica, non statisti, scusate, che fanno delle statistiche che hanno provato che, diversamente dal passato, in cui nessuno si sarebbe mai sognato di andare in palestra, cioè il mio babbo, che era il 1940, ma anche mio zio, ma anche i loro nipoti, cioè, non avrebbero mai pensato ad andare in palestra. Se giochi, giochi al pallone, fai il tennis, vai a giocare a basket, vai a giocare a volley, oppure eventualmente fai uno sport individuale che è l'atletica. Corri, salti, salti in alto, salti in lungo, eccetera, che già però era quasi una rarità, se vogliamo. Ora, in questo momento, il numero di giovani che frequentano i centri fitness è 14 volte più elevato del numero dei ragazzi che frequentano degli sport. Statisticamente sono uscite diverse ricerche recenti che riportano che per ogni ragazzo che gioca a pallone ce ne sono 13 che vogliono essere grossi, vogliono essere muscolosi, vogliono essere tutti e le palestre stanno aumentando, riducendo quello che sono poi la disponibilità, gli introiti, perché si sta riempiendo l'Italia di palestre cosiddette low cost, cioè costa quel che costa, 19 euro al mese, 18 euro al mese, 16 euro al mese, 12 euro al mese ti faccio anche fare il massaggio, la sauna e chiamo la cinese per il lieto fine, e quindi si sta riducendo l'importo e deve poter essere fruibile a tutti questo servizio. E i ragazzi inondano insicuri drammaticamente questi spazi in cui sperano di cambiare finalmente la loro vita e fanno file interminabili agli attrezzi senza nessuno che gli abbia spiegato un cacchio. Fanno 6 movimenti, tutti e 6 per gli arti superiori, perché le gambe sono di un mio cugino, le gambe non le alleniamo perché le gambe, da tanto c'ho i jeans, che cazzo me ne frega di allenare le gambe. E quindi questo sta comportando comunque il mantenimento di una condizione di disagio in cui i ragazzi vedono che pensano di fare un sacco di roba buona, leggono continuamente e non tengono fede a un programma alimentare più di 48 ore. Perché mentre tu sei lì che scrolli, adesso i miei figli mi hanno detto che si dice scrollare, per me scrollare è un'altra cosa che mi era legata quando andavo a pisciare, però adesso si dice scrollare. Mentre scrollano e dicono, cioè, ma io stavo mangiando quello di ieri, il coach bravissimo di ieri mi ha detto che devo mangiare la mattina l'avena con lo yogurt greco, con l'albume, con dentro i mirtilli, eccetera. Questo qua mi dice che non ho capito un cazzo. Allora, questo qua mi dice che io devo mangiare. È 2 giorni che mangio dell'avena, sono come un cavallo ormai. E questo mi ha detto che devo mangiare le uova intere. Devo farmi la spermuta e devo mangiare il grasso, devo mangiare l'avocado. E allora adesso faccio. E dopo 3 giorni trova uno che gli dice che la mattina la colazione non ha importanza, cioè, non c'è un cazzo la colazione.
basta la colazione, basta, abbiamo fatto per anni la colazione, si è detto che le pasto importanti, noi abbiamo preso in giro, abbiamo preso per il culo. E quindi il ragazzo che vuole diventare enorme, vigoressico, perché comunque teme di non essere mai abbastanza grosso, e sente che la colazione non serve, al massimo prende una manciata di aminoacidi, così come gli astronauti, e lui in due giorni, quindi lui probabilmente sarebbe anche già più bello, più grosso, più muscoloso. È che non fa due volte di seguito la stessa roba e ogni volta si sente, perché questa possibilità, questa fornitura, questa fornizione, questa fornitura, ce l'ho fatta, e di continuo materiale, continua a far sentire il fruitore del servizio, quello che scrolla praticamente, che non è se la prostata che ha pisciato di più, ma scrolla lo stesso, è sempre lì, ma non lo sbagliavo, allora non va bene, allora bisogna che faccio un'altra cosa, allora bisogna che mangio quello, allora bisogna continuare. E gli allenamenti sono uguali. Io ieri ascoltavo uno che diceva: è inutile che cercate di allenarvi se non sapete fare lo squat, lo stacco, il military press, la panca fatta bene, perché sono i movimenti cosiddetti fondamentali. Ma 10 minuti dopo c'era un altro culturista che diceva: assolutamente, perché devo andare a fare la panca che mi rovino le spalle, devo andare a fare lo stacco. Bruce Lee si è fatto male con lo stacco da terra. Vacca boy, una volta ho inciampato mentre ero in camera da letto, ho smesso di scopare perché non sono inciampato, e quindi basta, cioè, metti che inciampi, ti fai male, cosa fai? Cosa fai? Trombi ancora? E quindi noi siamo in delle condizioni in cui questo qua diceva: no, ma perché dobbiamo fare esercizi? Dobbiamo fare lo squat con un carico sulla schiena quando c'è la pressa. Allora facciamola tutti la pressa, tutti facciamo la pressa, invece nessuno fa la pressa, pertanto le gambe non le allena nessuno, le gambe sono molto spesso le macchine per le gambe, le lascia lì, non le, ogni tanto qualcuno ci si sdraia nella pressa perché deve guardare il telefonino e scrollare, appunto. Quindi dico questo perché queste minchiate, cioè cose che dico, che hanno un fondamento assolutamente scientifico, devono servire anche per coloro che potrebbero trovarsi in casa con un ragazzo che non esce o esce poco, e dice che mi sta bene così, e lui che è a posto, e che magari si veste sempre in maniera abbastanza goffa, quindi magari mettendo 2 maglioni, 3 maglioni, che a luglio ti trovi con dei totani sotto le ascelle praticamente, e che comunque in spiaggia non toglie la maglietta, perché se si vede troppo esile, se è troppo secco, e che comunque continua a fare allenamenti su allenamenti, che ogni tanto ha anche qualche acciacco, perché comunque, capite, i tempi di recupero di un ragazzo di 16 anni, 17 anni sono fantastici rispetto ai miei, che sono un dinosauro di 58, però se il ragazzo si allena molto spesso potrebbe avere infiammazioni, problemi ai gomiti, alle spalle, e comunque se vi accorgete che il vostro ragazzo in casa è particolarmente infiocinato con un programma di allenamento e continua a dire che lui non si piace, che lui non è bello, che lui vorrebbe essere come il mio amico Matteo, sì che sa il fisico, eccetera, ok, tuo amico Matteo è nato come tuo amico Matteo non potrebbe mai fare te, tu non puoi fare tuo amico Matteo, quindi, cioè, e contattate un terapeuta, è importantissimo, non perché dobbiamo ricorrere allo psicologo immediatamente, assolutamente, ma soltanto per il fatto che è importante che il ragazzo possa aprirsi con qualcuno che non lo giudica. È determinante, io molto spesso convoglio dei miei clienti dagli psicoterapeuti, perché in casa si troverà sempre con una mamma che dice: ma sei matto? Ma non vedi che fisico c'è? Questo il bambino pensa: 56 kg, per la mamma, sempre la mamma, cazzo, per la mia mamma sono bello anch'io, cioè rendetevi conto. E quindi la mamma gli continua a dire: non far mica quei muscoloni, che schifo, che... E il ragazzo si farebbe di steroidi da muflone pur di poter aumentare le sue misure fisiche. E il babbo spesso si disinteressa e fa discorsi che non sempre sono comprensibili. Sì, vabbè, ma adesso quello non è la cosa importante, adesso è importante lo studio, perché gliel'ha detto la moglie, perché la moglie ha rotto il cazzo, e adesso devo andare in palestra, un po' di palestra può far bene, ma non esagerare, perché si blocca la crescita. Noi siamo ancora nel 2024 con vedi che se facciamo i pesi si blocca la crescita. È una roba di una tristezza, soltanto noi siamo messi così, eh? Quindi noi crediamo ancora che sono i politici onesti e fare i pesi blocca la crescita. Vabbè. E di conseguenza dobbiamo sapere che c'è la possibilità del ragazzo di parlare delle proprie insicurezze. Ricordatevi, io nel Paleozoico, tantissimo tempo fa, collaborai con gli Alcolisti Anonimi come volontario non retribuito. E la cosa bella era che tu vedevi uno che aveva un problema, lo mandava magari in tribunale, e lui doveva dire:
io sono un alcolista. Oggi però è una gran fatica dire sono un alcolista. E tutti giravano attorno al problema, no? Ma sì, ma ogni tanto io quando sono nel mio albergo, nel mio hotel, nel ristorante, c'è il collegio sindacale, beviamo un po', ma non so, non ho un problema. Per un ragazzo, trovarsi davanti a un terapeuta, serio, corretto, che non lo faccia sentire giudicato e poter dire io mi sento una caccola nel culo del mondo perché sono una canocchia, sono un mollusco fisicamente, è un buon modo per affrontare una problematica. Perché? Perché altrimenti il ragazzo si trova non compreso, non capito e comincia a pensare che la sua sola soluzione sia quella di diventare l'influencer che ne ha influenzato lo sviluppo della personalità. Quindi se vedete eventualmente che ci sono delle problematiche, contattate un terapeuta, non dicendo al figlio te sei scemo che prendi tutte quelle cose, di tutti quei beveroni che adesso ti porto dallo psicologo. Il ragazzo dice chiusura e non lo fate parlare neanche come sarà Gestapo strappandogli le unghie. Ma deve essere un colloquio, cioè dovete sedervi e smetterla di fare quello che spesso vedo fare i genitori, semplicemente non volere che il figlio faccia quella cosa. Cioè, se io non voglio che mio figlio vada in palestra, io ovviamente non sto ascoltando mio figlio, devo capire per quale motivo vuole cambiare quel corpo, cosa non gli piace di quel corpo, e devo accompagnarlo verso un percorso di crescita personale, di crescita individuale, di maturità, di maturazione, che possa permettere al ragazzo di pensare che il suo valore prescinde dalla sua immagine, cosa che in questo momento è veramente drammatica. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui. Buon proseguimento e ci vediamo la prossima settimana.